giurato per vedervi condannato. Nonostante qualcuno che non nomino per decenza abbia alcuni giorni fa detto in televisione che siccome c'è la pandemia finalmente saremo liberati dalla retorica del 25 aprile. Allora la risposta che noi diamo a questo signore che tra l'altro fa finta di dirigere un giornale, che speriamo che chiudano presto, è quella appunto di tutte le manifestazioni che ci sono, ci saranno oggi nella mattinata e nel pomeriggio in tutta Roma. Ci sarà anche una manifestazione, diciamo, provinciale per delegazioni a Porta San Paolo. Poi noi oggi pomeriggio in delegazione andremo al bastione di Porta Cavalleggeri, dove c'è una lapide che ricorda ancora Mario Carucci e ricorda alcuni altri caduti fucilati alle fosse ardiatine, tra cui c'è Buttaroni e c'è Rodella, che era un partigiano di Giustizia e Libertà che abitava, risiedeva a Clivio Monte del Gallo, per cui noi a gennaio del prossimo anno metteremo una pietra di inciampo in memoria di questo partigiano che è stato catturato a Roma, è stato portato a Via d'Asso, è stato torturato e poi è stato fucilato alle fosse ardiatine. Perché? Perché il nostro compito è quello non solo di tenere alti i valori della Costituzione e di raccogliere quello che è, diciamo, il lascito dei partigiani che hanno fondato l'ANPI il 6 giugno del 44 a Roma, e ricordo che la prima sede dell'ANPI nazionale è stata nel carcere di Via d'Asso, a Via d'Asso 145. Io voglio invece fare un discorso che attualizzi il nostro impegno, il nostro lavoro. Allora voglio ricordare, prima di tutto, per esempio, tutti i combattenti curdi che ancora combattono contro quelli che sono i resti dell'ISIS, e che sono stati gli unici, quando l'ISIS era ancora forte, a combattere per la loro e per la nostra libertà. Questa cosa difficilmente gli viene riconosciuta e quindi noi dobbiamo fare un pensiero anche a queste persone. Tra l'altro, tra i combattenti curdi ci sono stati dei caduti che venivano dal nostro paese, quindi li ricordiamo perché anche quella è una forma di resistenza contro l'oppressione e contro chi tenta di togliere la libertà alle persone in qualsiasi parte del mondo. Io adesso darò la parola al Presidente del Consiglio Municipale che ci porterà il saluto del Municipio. Prima però voglio chiedere ancora una cosa, voglio chiedere un minuto di raccoglimento per quelle 130 persone che non ci sono più, perché sono affogate nel Mar Mediterraneo tra l'indifferenza completa di tutti quelli che avrebbero potuto salvarli e non l'hanno fatto. Voi sapete che quel mare non è più un mare, è diventato un cimitero a cielo aperto. Ciao bella, ciao bella, ciao ciao ciao, una mattina mi sono svegliato. E noi siamo qui per celebrare il giorno in cui abbiamo riconquistato la dignità che il fascismo aveva infangato con la dittatura, l'abolizione dei diritti e delle libertà civili e con la promulgazione delle leggi razziali. Oggi siamo qui a ricordare il sacrificio
la passione e la sofferenza di Lucia Ottobrini e di quante e quanti come lei, che non si sono girati dall'altra parte, ma hanno lottato duramente per difendere la libertà e i principi della democrazia. Dopo la caduta del fascismo, l'armistizio, la battaglia per Roma e l'occupazione tedesca, Lucia e Mario, insieme a tanti altri loro compagni, prendono la decisione di passare all'azione. Da ottobre lei è attiva nel primo GAP centrale Antonio Gramsci, di cui Mario Fiorentini, detto Giovanni, questo era il suo nome di battaglia, è il comandante e Lucia, detta Maria, era la vice comandante. Insieme dichiarano guerra alla guerra, conducono pericolose azioni armate contro gli antifascisti, condividono ansie, paure, malattie e la fame nei lunghi e duri 7 mesi di guerriglia. Lucia Ottobrini è stata una partigiana combattente, una delle figure più rappresentative della resistenza romana, tanto che fu decorata con la medaglia al valor civile, una medaglia d'argento, al valor militare, scusate. Venne decorata nel 1953 e l'allora ministro della difesa Paolo Emilio Taviani, quando se la trova davanti per la consegna dell'onorificenza, le chiede: lei è la vedova del decorato? E Lucia risponde: no, la decorata sono io. Lucia Ottobrini ci ha lasciato il 26 settembre del 2015, ma Mario Fiorentini è ancora con noi. Intitolando a lei la nostra sezione, abbiamo voluto omaggiare e ricordare il suo coraggio durante la resistenza e la sua bontà e gentilezza negli anni successivi. Con la liberazione finì un periodo tragico per Lucia e per tutto il paese e cominciò una nuova stagione, quella della libertà e della tolleranza. Lei ne era perfettamente consapevole e aveva le idee chiare su cosa volesse dire la libertà. E queste sono le sue parole. La libertà vuol dire essere onesti. Bisogna essere onesti e non si può vivere nel contrario delle cose. Assolutamente no. Bisogna lottare per le cose giuste. Ecco, questo lottare per le cose giuste è la lezione che Lucia Ottobrini, insieme a Mario e a tutte le altre e gli altri che hanno combattuto contro il nazifascismo, ci hanno lasciato. Una lezione che noi non dimenticheremo mai. Viva l'Italia e viva l'Ampi! E la gratitudine di avere la consapevolezza di camminare sulle spalle di dei giganti, che è quella generazione di quella meglio gioventù, quelle ragazze e quei ragazzi poco più che adolescenti che si sono battuti per restituire al nostro paese la libertà, la dignità, per rimuovere quelle macerie materiali e morali del fascismo. E prima si parlava di educazione, c'è un libro che purtroppo credo non vada più molto di moda, che è Lettere dei condannati a morte della Resistenza Italiana, e bisognerebbe in realtà leggerlo tutto, perché e affronta quelle ragazze e quei ragazzi affrontano la morte, la guerra, il plutone d'esecuzione con una serenità incredibile, la serenità che è data dal fatto di aver compiuto fino in fondo il dovere che la storia ha assegnato loro, quello di battersi nel periodo più buio del nostro paese e dell'Europa per rivendicare libertà e dignità per tutte e per tutti. E siamo qui per ringraziare l'Ampi di Montespaccato, perché credo che non sia scontato fare antifascismo in un quartiere periferico. Lo ricordava prima la compagna Terraschi, dell'iniziativa fatta a Casalotti, della capacità di attualizzare l'antifascismo nelle lotte contro il razzismo, contro l'omofobia, contro le discriminazioni che ci sono ogni giorno nei nostri quartieri. Io oggi, come dire, credo che sia anche importante ricordare tutte quelle donne, quelle compagne che hanno combattuto e si sono immolate per la loro libertà. E il concetto di resistenza oggi è un concetto che purtroppo sta passando un po' di moda. Io appartengo a una generazione dove il 25 aprile era una data veramente importante e tutti noi lo sentivamo.
ringrazio l'ANPI proprio per lo sforzo che sta facendo per portare avanti questi valori, che sono i valori della resistenza, sono i valori del combattere il nazifascismo, il fascismo che purtroppo è ancora strisciante fra di noi. Non mi auguro che il fascismo, il nazifascismo, venga abbattuto. Io lotto affinché il nazifascismo e il fascismo strisciante venga abbattuto, perché penso che in questo momento storico abbiamo moltissime spinte che ci riportano verso un momento di regressione, spinte involutive, e su questo non dobbiamo diventare resilienti, dobbiamo diventare resistenti.